tutti ragazzi, benvenuti anche a... Benvenuti, non siamo... hai sbagliato il canale. No, scusa, riproviamo, scusa. Cioè, tutti ragazzacci, anche... Io ho sbagliato di nuovo. Questi sono qui, altri tu, sei confuso. Ciao a tutti ragazzi, anche oggi... Questo non è l'angolo del fronte. Allora... Ah, ah, chi è? Da, chi è? Questo non lo posso chi dire. Questa? No, questo è il discorso dell'angolo del froce, non lo posso dire, che tu sei praticamente più pericoloso di Rocco Siffredi quando è in gripato. Ah, non si dicono queste cose. Che poi l'ho visto, non è un'imitazione. Ti volevi sposare due commesse contemporaneamente per non fargli torto? La poligamia è accettata al mondo e non capisco perché il mondo non voglia ricevere questo amore. La poligamia è accettata in alcuni paesi del mondo. Parapaparapampa. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti anche oggi all'angolo del Vediamo il gusto A. Io sono Mario e loro sono la Lega Combriccola. Manuel. Zio Vincenzo. Angelo. Ho cambiato nome. Mario. E registriamo da? Smoglio in Messina. Non vuole apparire Smoglio in Messina? No, beh, vale, tanto me lo sanno che... Chi è il signor Smoglio in Messina? Me lo riconosco. Io ci tengo, voglio farvi vedere il signor Smoglio in Messina. Ecco qui, buongiorno a tutti, il signor Smoky in Messina. Vi lascio in compagnia loro. Ma lei no, è loro in compagnia. Lui è il negozio. Lui è il... lui è, cioè lui non ha un negozio, lui è il negozio. Lui è Smoking. È tipo Dredd, la legge sono io. Bene. Smoking. Il negozio sono io. Lo svago sono io sarebbe. No, lo svago sono io già è un po' più complesso. Attenzione, vorrebbero entrare. Continuiamo la serie di recensioni dei liquidi portati giù da Napoli. Oggi tocca al Chocolate Van, sempre della Vapor Art. Il successivo sarà il Milky Rainbow, così chiuderemo la linea della Vapor Art nuova che abbiamo conosciuto e che ci hanno omaggiato. Omaggiato va bene? E che ci hanno omaggiato a Napoli. Il packaging, così come la precedente, così come il precedente liquido, appunto il Monster Cookie Cream, è ben curato, forse leggermente vintage come stile, infatti richiama molto il furgoncino dei gelati che magari passava sotto casa di qualcuno. Fatto col culo, mi devi scusare, che su qua pare un balcone, cioè, tu dimmi tu questo qua cos'è. Penso che da qualche parte secondo me deve scendere, ma scusa, questa non è una porta, cioè qua sembra di prendere tipo la perché secondo me è un camper, non un furgoncino. Con questa a me sembra la porta del cesso. Con Banzi puoi intendere qualsiasi cosa che abbia. Le porte a soffietto del bagno sono queste qua. E tu entri nel cesso praticamente. Allora, signori, il punto è che è un cesso a quattro ruote. Facciamo un passo indietro. È un cesso a quattro ruote. Se io faccio un liquido al cioccolato o faccio un liquido con dei gelati e gli do la forma di un furgoncino, non può essere nient'altro che il furgoncino dei gelati. Cioè, che cavano i finestre di casa. Quindi, se di qua non ci sono portiere, da qualche parte ce l'hanno a mettere per un ciasere, no? Usando l'espressione siciliana. Qua ci sono le finestre del cesso, come vedete. Qua c'è la porta d'ingresso del cesso. E qua c'è lo sfiato del bagno. Vediamo se riusciamo a farvelo mettere un attimo a fuoco. Sempre senza diacetile. Diacetile free, questo è il frontale. Il liquido da inalazione, sempre. Questo invece è l'altra parte, sperando che possa essere messo a fuoco. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È un po' vintage, come dicevamo. È carino. È originale. Salta all'occhio. Sì, forse sì, a voi piace. Sì, già nel senso cambia rispetto alle altre. Praticamente tipo quei cessi biologici che mettono piedi piedi con le ruote. È una visione strana del mondo. Comunque il titolo è originale, salta molto all'occhio. Salta all'occhio. Come può saltare all'occhio il mostro qui i Milky Rainbow? Non Milky Rainbow forse un po' meno. Milky Rainbow mi fa uscire, non lo posso guardare, perché te lo guardo più mi agito. Vincenzo che ci dice invece? Non c'è Vincenzo. No, allora, Vincenzo sono io. Intendesse infatti il signor Vincenzo. Come possono attirare i whip, per esempio? Ma secondo me comunque è interessante, perché stiamo parlando alla fine sempre di un packaging, quindi più di tanto non si può fare. Quindi secondo me... Però ti piace? Sì. Cioè come stile, se fossi stato la Vapor Art, avresti puntato su qualcosa sempre sul vintage e quindi con il cartunesco o magari...
avresti preferito un packaging più classico. Ma sì, secondo me ci può stare alla fine. Alla fine della fiera ci può stare. Infatti c'è una alla fine della fiera. Sì, più o meno. Ok, allora andiamo ad aprire, vediamo cosa troviamo dentro. Dopodiché prova olfattiva, prova di svapo e considerazione finale. Lo apriamo e troviamo all'interno, oltre al classico liquido, intanto vediamo l'apertura da sopra, vedete? Si sta vomitando. C'è la boccetta di liquido. Approfitto per preparare. Sì, prego, così nel frattempo non perdiamo altro tempo e il video risulta anche più chiaro. Una salviettina pulisci Atom e Drip. Secondo me quella è invece, richiamando il discorso di aver pulito il culo. Ok. No, ho grandi aspettative per questo liquido. A me piace il cioccolato, potrebbe essere il liquido. La svolta? Salviettina, serve, non serve, non ha molto, è un regalo in più, quindi perché no? Bravi Vapor Art. Cosa più importante, il bugiardino. L'abbiamo detto già nella precedente recensione del Monster Cookie. Bugiardino importantissimo per sapere cosa si sta svapando, cosa contengono i nostri liquidi. Non mi dovete fare questi livelli dietro. E che cosa effettivamente poter fare in caso di inalazione, eccetera. Signori, io sento il cioccolato al latte. Sento il cioccolato al latte. Il vetro? E basta. Ci hai appoggiato proprio, ci sei lavato il naso. Sembrava posseduto da un spirito di un pasticcio. Io ho praticamente dovuto appoggiare il naso perché cercavo di leggere all'interno del liquido la composizione chimica. No, all'interno della gamma di odori cercavo di trovare altro rispetto al cioccolato al latte, ma mi ha interrotto la pipetta di vetro, mi ha fermato. Non sento nient'altro, ragazzi. Chiamavano il naso meccanico. Però assomiglia molto al basso. Se ne sente, Mario, sì. Tu come dovresti tarare il naso sulla frequenza delle bombe e vai praticamente a farci il naso meccanico agli aeroporti. No, a me il naso meccanico. A me non ricordo che tu fai uno comprare. A me comodore zero proprio. A vedere ma lo svago. Zero. Comodore non mi conquista. Non mi conquista. Cioccolato, ma non è che lo senti, dici mi tasti, non vedo l'ora di potermelo mangiare. No, assolutamente. Ma chi ti mangi di studio non è una cosa. Comunque, per quanto vuoi aggiungere qualcosa per quanto riguarda. No, ma vediamo. 30 ml, sempre ricordiamo 10 di free, quindi senza 10 di come più o meno da tutti i nuovi liquidi, la nuova gamma di liquidi, questo che si è scoperto 70-30. Che è 70-30, senza nicotina in questo caso. Casa produttrice abbiamo lavorato. Mentre io vado a drippare. Loro iniziano a provare e ci dicono che cosa ha. Vai Mario! Forza ragazzi! Vai Mario! Ma da quel colombaccio? Per amica che è la moto giro faccio il forno. Quindi che state... Devo dire la verità, no? Sì? A me piace molto. Proviamo qua dalla mia. Sarà che a me piacciono i gusti stucchevoli, quelli che proprio impregnano il moto. Però è un buono. I cremosi in questo modo. Compare, non sto facendo più, sono scomparso! Ieri Mattia, ricordiamo Mattia, ieri sta giornata del Benny con Isaac. Momento critico e Mattia non va a svapare in faccia. Devo dire che è. Lo dici dopo, mi fermo qua, devo dire che è. Stai zitto! Dai cazzo! Vi piace o non vi piace? Cencio, spara. Anziché non è qua. Come che ne pensate? Guarda Mario, non siete parlando tutti, ma nessuno sta dicendo che ne pensate. Angelo, perché non ci sono parole per descrivere questo liquido che è fantastico, buonissimo, è 10 per me. Stavo per partire io a parlare e tu, da male di capo, mi hai interrotto. Mi richiedesti una scarpa qua dentro perché ce l'ho scarpa. Allora, per me è un liquido molto buono. Con la nicotina potrebbe essere ancora pure meglio, però è non è da buttare per niente. Cioccolato non amaro, attenzione. Allora. Al latte si sentiva l'olfatto, infatti. Non è amaro. Anche perché il cioccolato fondente si allontana dal tubaft, che è quello caratteristico. Tubaft è cioccolato amaro.
E questo qua è cioccolato. No. Ma scusate, vabbè, non entriamo nel merito, ma il tuo waffle non è neanche cioccolato. No, sarebbe cioccolato fondente. Fondente, comunque. Sarebbe cioccolato fondente, però non i fondenti quelli 100%, i fondenti di quello 50% cioccolato. Oh, questo qua è più. Sapete qual è la problematica? È che non riesco a sentire quella corposità che cerco nel, in un liquido. Conga. Non, no, ma però non è che io vai ho il tuo sistema a casa. Però cosa ti chiama? È una cosa che dovrebbe andare il tuo sistema. Per quella del massa. Ma in ogni caso non allora, attenzione. È buono come gusto. Lo sento bene, il tuo sistema d'altro è eccezionale, però che sì, se non hai una Dagobot e un gun che fai? Non ci metti? Non toccarti? Chi è che non ce l'ha a casa una Dagobot con due gun? Originali, sparti, capito? Il fatto col capo viola deve poter reggere su tutti i tipi di sistemi a qualsiasi tipo di vantaggio. È chiaro, non chiedo che possa essere messo su un JustFog Q16, però figlioli, su un dripper qualsiasi, bene o male, sì, dovresti avere quella pienezza e quella soddisfazione nello svapo, sì, che ti porta a continuare. Anche un TFV8 che comunque potrebbe anche andare bene. Secondo me va riscaldato di più, perché se voi ci pensate è quasi fresco. Il fatto è che non c'è quella corposità che ti dice è bellissimo, è buonissimo, mi piace da morire. Sentite il cioccolato, ma non vi resta in bocca. Sì, non c'è lo zuccherino dietro. Scompare subito. Ma quando mai? Oh, scusate, io direi che lo svapo mi rimane la bocca. Tieni questa bocca. È morto. Ma il cassonetto è la parte male, l'abbiamo faltato prima. No, no, tu non sei con il tuo cassonetto. Poi io provo ad aumentare i volt, magari cambia qualcosa. Tu invece che... Tu che ne pensi? Ma effettivamente sì, è bello, il gusto è buono, però non ha quella particolarità che ti rimane in bocca. Comunque come può essere un tubaft che lascia lo zuccherino? Esatto. Lo zuccherino! Lo zuccherino. Il gusto è buono, perché non gli si può dire niente. Però non ha quel qualcosa che ti fa dire... Sì, non c'è il retrogusto. Non c'è quella marcia in più. Allora, infatti non c'è scritto tosti. Esatto. Non vedi questo il problema. L'ho messo nel pacco tosti. Si vede che è automatico, se non ha la marcia in più. Ma per favore, è buono. Non capite mai niente, buono, sì. Non capite niente. Vi giuro che è buono, quindi se vi piace il cioccolato, compratelo, a occhi chiusi. Un picchio blaster. Perché comunque è un cioccolato di peccato rimasto. Per quel punto. Per quella punta di corposità che però che manca, che cazzo, potevate fare un liquido da 9, invece dai cazzo! Il cioccolato è stato riprodotto bene, non è facilissimo trovare cioccolati buoni. No, è buono, però poteva essere davvero perfetto. Non lascia lo zucchero di retrogusto che piace. Che attenzione, alcuni piace avere il retrogusto, altri fa schifo, dà fastidio. Ma chiamate i produttori del Last Puff e mettetevi insieme, perché quello era troppo corposo, ma a un certo punto il cioccolato... addirittura svegnava. Questo cioccolato invece è perfetto perché non svegna, però non manca di corposità, ok? Non va bene, non mi piace, devo dare il cioccolato al latte, faccio sfamare dal Nessen piatti. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, perché secondo me possiamo già andare alle conseguenze. Allora, io personalmente non ho niente da aggiungere, il liquido è discreto. Forse è da provare con la nicotina, perché forse dà qualcosa. Sì, ma che non dà? Ma non dà lo zuccherino finale, può dare un attimo di più il sapore. Quello zuccherino, cavallino. Vabbè, lo zuccherino nel senso il retrogusto di zucchero. Ma come il rechino, il mio liquido preferito. Ma perché? Scusa, allora sono io che sono. Perché lascia il dolcissimo. Quello ti lascia un dolcissimo. Pare che hai mangiato una zolletta. Oh, brutto. Guarda, facciamo una cosa, ora te ne mollo uno, giusto? Perdi sangue da bocca e gengiva, così automaticamente compensi la dolcezza che hai in bocca, con rame. La prego di iniziativa. Vabbè, facciamo così. Facciamo così. Avete detto tutti ciò che pensate? Sì. L'avete provato tutti quanti? Sì. Carnevale di voti. Oh, ma io ce l'ho. Per me è un 8 meno. Il meno non è riferito al liquido, ma è riferito al packaging. Potete fare di meglio. Certo, cambio del cesso. Potete fare di meglio, però è buono. Forse sarebbe stato di più, giuro, se avesse lasciato quella corposità in più. Però per me un 9 meno. 9 meno? 9 meno perché è buono, il cioccolato è riprodotto benissimo. Il problema è che manca il retrogusto. Per retrogusto di zuccheroso. Per me è 7 perché anziché la salvietta dobbiamo metterci un rotolo di carta igienica. Marietto? Per me!
vabbè, questo 10. Non ascoltateli, compratelo. Mario è proprio assolutamente. Ma lui dice, queste sono 18,6,50 che adesso andranno inserite una per l'altra. Dai, dai, facciamo. Dai, se lui in qualsiasi cosa buono. Per me pure, è un liquido ottimo alla fine, perché il gusto c'è. Solo peccato per quella cosa che non ti lascia in questa bocca. Ma niente, quanto schifo a Mario. Manco se tu gli dai la candeggina e gli dice PG puro, lui fa schifo, lui per me. Ma mai non capisco. Non è vero, tu fatto due, ha detto che faceva schifo. Sì, che poi era una cosa che era buona in ogni caso, gli dici dire era buona. Vabbè, perché lui deve seguire il santo. Facciamo così. Perché rispetto a Matteo. L'abbiamo provato per voi, vi abbiamo detto che cosa pensiamo. Provatelo, fateci sapere che ne pensate e buon svago a tutti. Mettete un voto se volete picchiato Mario. Ciao ragazzi. Un like, 3 like, 3 schiaffi, 10 like, 1000 schiaffi. Noi in proporzione non è normale, ma va bene così.